I colori della respirazione. In questo esperimento verificherai la diversa composizione dell'aria inspirata ed espirata facendo cambiare colore ad un reagente. Per svolgere l'esperimento devi procurarti i seguenti oggetti: due becher, una cannuccia, una siringa senza ago, dell'acqua naturale, dell'acqua frizzante e della soluzione di blu di bromotimolo. Procedimento. Riempi i due becher con circa 50 ml di acqua naturale e aggiungi ad ognuno 3 gocce di blu di bromotimolo. Inserisci la cannuccia sulla punta della siringa e riempi la siringa di aria. Inserisci la cannuccia attaccata alla siringa nel primo becher e gorgoglia aria nella soluzione. Ora stacca la siringa dalla cannuccia e nel medesimo becher prova a soffiare nella soluzione per almeno 30 secondi. Come esperimento di controllo, prendi il becher non utilizzato e aggiungici poca acqua frizzante. Prime osservazioni. Questo esperimento si basa principalmente sui cambiamenti di colore della soluzione, dovuti alle diverse sostanze presenti. Annota sul tuo quaderno tutte le osservazioni che farai. Di che colore diventa l'acqua naturale con l'aggiunta del blu di bromotimolo? Cambia la colorazione della soluzione aggiungendo aria attraverso la siringa? Se sì, di che colore diventa? Cambia la colorazione della soluzione aggiungendo aria con la tua respirazione? Se sì, di che colore diventa? Aggiungendo acqua frizzante, ovvero addizionata di anidride carbonica, cosa succede alla soluzione di controllo? Prime interpretazioni. Il becher in cui hai eseguito le due aggiunte di aria, prima con la siringa e poi con l'espirazione, non è stato modificato tra la prima e la seconda aggiunta. Solo nel secondo caso, però, la soluzione ha cambiato colore. Questo può dipendere unicamente dal fatto che l'aria che hai insufflato con la cannuccia fosse in qualche modo diversa da quella nella siringa. Anche l'acqua frizzante, usata nell'esperimento di controllo, è arricchita di una sostanza che, oltre a creare le famose bollicine, ha fatto variare il colore della soluzione. Di che cosa è più ricca l'aria che espiriamo rispetto a quella ambientale? È la stessa sostanza che rende frizzante l'acqua gasata? Il blu di bromotimolo è un indicatore che cambia colore in base alle sostanze presenti nella soluzione in cui viene messa. In particolare, l'anidride carbonica fa virare il colore da blu a verde. Non finisce qui. L'anidride carbonica non è l'unica sostanza di cui è ricca l'aria che espiriamo. Prendi uno specchio. Va bene anche uno specchietto da trucco. E alitaci sopra. Che cosa succede? Prova a immaginare quale sostanza provoca questo effetto e perché.